Sicurezza stradale in bicicletta e consapevolezza per il futuro. Questo è uno dei temi di cui si è discusso questa mattina all'Istituto Comprensivo di Preiammare nell'ambito del progetto Pinocchio in bicicletta, promosso dall'associazione 4SIX e patrocinato dal Comune. Un incontro con i ragazzi delle classi primarie, quarte e quinte, che hanno potuto confrontarsi non solo con i rappresentanti del gruppo, ma anche con la comandante e gli agenti della polizia stradale, sempre presenti durante questo genere di manifestazioni. È un progetto che noi stiamo realizzando con il patrocinio del Comune di Preiammare. È un'associazione che mette a disposizione non solo docenti esperti, ma anche la possibilità per i nostri studenti di avere degli incontri formativi e informativi con la polizia stradale. La sicurezza sulla strada è diventato un aspetto emergenziale. I nostri ragazzi devono essere educati a conoscere, a riflettere, soprattutto a saper agire con consapevolezza quando si trovano sulla strada, sia come pedoni, come ciclisti e in futuro anche come automobilisti. Abbiamo coinvolto le classi di quarta e di quinta primaria, i ragazzini più piccoli, e perché proprio da loro bisogna, ecco, approcciare subito un piccolo alfabeto di quelle che sono le necessità quando si è sulla strada, ripeto, sia per usufruirne come pedoni ma anche come ciclisti. Pinocchio Bicicletta è un format della Federazione Ciclistica Italiana che prevede una parte pratica e una parte teorica. La parte teorica appunto la facciamo oggi insieme alla Polizia Stradale, la parte pratica invece verrà fatta sabato 7 maggio alle ore 15 su Via Roma. Ci saranno due circuiti sui quali i bambini appunto avranno modo di, oltre all'atto pratico del slalom e qualcos'altro, ma avranno anche la segnaletica stradale, quindi li formiamo anche su quello che è il rispetto del codice della strada. Nozioni fondamentali non solo per la crescita dei ragazzi, ma anche per il loro presente. I bambini sono delle spugne, lo sappiamo bene tutti, quindi diciamo che andare a comunicare loro delle nozioni importanti per la sicurezza già nella tenera età è una strategia importante perché appunto i bambini apprendono tantissimo e con grande entusiasmo. Quindi insomma noi puntiamo proprio a questo, quello di offrire una prevenzione e formare i bambini e i ragazzi già da bambini, da piccolini.